c'è un bel clima in città, attendiamo naturalmente l'ufficialità dei dati per essere certi di questa vittoria. Da quello che arriva al comitato, i numeri sembrano molto confortanti, segno che gli aquilani hanno deciso di continuare a garantirci quell'apertura di credito che ci avevano fatto 5 anni fa. Siamo molto contenti, siamo molto onorati e siamo anche molto responsabilizzati per tutto ciò che dovremo fare, perché L'Aquila è una città complessa, L'Aquila è una comunità che ha tante esigenze, giustamente esigente, e noi dobbiamo essere all'altezza di questo compito che gli aquilani ci stanno per riconsegnare. Sindaco, come giudica il forfazzo di Americo Di Benedetto su Stefania Pezzopane? Ma non giudico, sono questioni che devono chiarire dentro casa. È evidente che ci sono due popoli di centrosinistra che non comunicavano più tra di loro. La divisione piuttosto li ha agevolati nella somma che al ballottaggio non ci sarebbe stata, piuttosto che danneggiarli. Però io ho interesse nella mia di coalizione, nel centrodestra, che è un modello anche a livello nazionale, perché la dimostrazione è quando il centrodestra va unito, e lo dimostrano anche i numeri di Genova, il centrodestra vince. Ed è un messaggio, perché L'Aquila nella sua complessità avrebbe bisogno di un governo con una maggioranza coerente, coesa, e credo che l'anno prossimo, se il centrodestra si presenterà unito alle elezioni politiche, creerà quella filiera che passa per la regione Abruzzo, che è già saldamente nelle mani del centrodestra. Qual è stata, sindaco, la chiave di questa nuova vittoria secondo lei in questi 5 anni? La forza della squadra, l'unità tra i candidati, l'unità tra le varie forze. Io non ho fatto appelli per fare il voto disgiunto, né ho subito voti disgiunti fatti ad arte da candidati. Noi ci siamo mossi all'unisono, e credo che questa sia stata la chiave di volta. Gli aquilani hanno visto nel centrodestra uno schieramento compatto che pensava solo e soltanto a governare la città dell'Aquila, e a differenza degli altri contendenti che l'hanno messa un po' sullo sfondo per consumare i conti, però insomma sono problemi loro. Insomma, io già ho tanti altri problemi di cui occuparmi, che sono quelli degli aquilani. No, non ho sentito ancora nessuno, veramente. Strada facendo sentiremo tutti, moltissimi naturalmente. Ci siamo concentrati di più sulla raccolta dati, avremo tempo per sentire tutti i leader nazionali, che d'altra parte non hanno fatto mancare la loro presenza qui, perché qui ci sono stati Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi, Giovanni Toti, il senatore Quagliariello, poi ministri, sottosegretari, autorevolissimi esponenti parlamentari. Insomma, a chi dedica il bis? Alla mia famiglia, che continuerà a non vedermi per altri 5 anni. Cosa si sente di dire agli aquilani che non hanno votato il centrodestra? Che noi siamo a disposizione di tutti gli aquilani, la nostra campagna elettorale finisce qui. Noi non abbiamo addosso la casacca del centrodestra Vita Natural Durante, l'abbiamo indossata per la competizione, la riponiamo nel cassetto e indossiamo il nero verde, che è il colore di tutti. Sindaco, la traiettoria per Roma adesso è rimandata? Ma non c'è nessuna traiettoria per Roma. Nella mia vita politica mi sono candidato sempre e soltanto per fare l'amministratore comunale, altri no. Quindi la mia traiettoria rimane Palazzo Fibbioni, e speriamo Palazzo Margherita brevissimo, che significherà che saremo rientrati nel Palazzo di Città. La priorità resta sempre quella della ricostruzione, proseguire su questo percorso. La priorità sono le ricostruzioni, perché questa città ha necessità di completare la ricostruzione privata, e rifaccio di nuovo l'appello al governo affinché ci sia finalmente l'adeguamento dei prezzi per evitare che ci sia il blocco della ricostruzione. La necessità è la ricostruzione pubblica, e l'altro appello è quello di continuare a semplificare per consentire di spendere le tante risorse che abbiamo a disposizione. La ricostruzione anche sociale, economica, è ideale. Credo che questa città però sia sulla strada giusta. Le chiedo un'ultima cosa, Biondi. 5 anni fa lei arrivò secondo al primo turno dietro Di Benedetto. A distanza di 5 anni ha vinto nettamente al primo turno. Significa che L'Aquila ha apprezzato molto i suoi 5 anni di governo?
Beh, altrimenti non ci sarebbe stata la... questo riconoscimento. Credo che gli aquilani abbiano saputo apprezzare anche la compostezza, la sobrietà, la compattezza, l'unità che il centrodestra è stato in grado di mettere nella proposta politica. Ha riconosciuto che c'è una compagine matura e soprattutto che c'è un programma coerente. Ci hanno rinnovato questa apertura di credito, significa che abbiamo, l'abbiamo impostata nel modo giusto. Una priorità adesso? Le priorità sono tantissime. Una. Dette, abbiamo, prima che le viene in mente. Le prime priorità sono spendere tutti i soldi del fondo complementare, perché abbiamo già la prima scadenza il 30 giugno e non possiamo saltarla. Quindi queste elezioni hanno detto, hanno ribadito che Fratelli d'Italia è sempre più il primo partito all'Aquila. Io sono il leader di una coalizione, le singole liste fanno naturalmente il loro dovere, ognuno cerca di prendere più voti possibili, non mi interessa chi arriva prima e chi arriva dopo, soprattutto se questo è a discapito dell'uno o dell'altra lista, mi interessa la somma che deve essere superiore al 50%, esattamente come dovrà accadere a livello nazionale.